Buonasera a tutti, io sono Vera Dumillo e sarò qui a coordinare quello che sarà lo showcase che vedrà protagonisti Ciro Castaldo con la sua band del momento e per la presentazione del libro Tante facce nella memoria, che è il primo volume, possiamo dirlo che è il primo perché ne seguirà un secondo, spero nel prossimo anno. Libro che tratta della musica d'autore a partire da Domenico Modugno fino a Mia Martini. E interessante perché vi è anche un CD con svariate cover, sono circa 20 di brani di questi autori che vengono trattati nel libro, più due inediti di Mimmo Cavallo e Franco Simone. Questo libro nasce da un progetto che ha molteplici fini. Il primo senza dubbio è quello legato a un lavoro di ricerca e di promozione della musica d'autore che ha contrassegnato gli ultimi 30-40 anni della musica italiana. Quindi un lavoro minuzioso di ricerca e di catalogazione, ma anche di raccolta di aneddoti, curiosità che interessano la vita di ciascuno di questi autori. E in più c'è un elemento che è quello del tributo agli autori stessi, affinché il grande pubblico, soprattutto quello giovane che non ha avuto l'esperienza diretta di conoscenza di questi cantautori, che buona parte sono purtroppo anche transitati nell'aldilà, ricordiamo purtroppo le ultime perdite che risalgono al mese scorso, all'altro anno, Lucio Dalla, ma quasi tutti hanno purtroppo terminato il loro percorso in questa vita. Queste pagine ce li fanno rivivere e in una maniera particolare, li vivificano più che altro, ce li fanno sentire molto vicini, fuori dal cliché del personaggio sopra le righe, ce li umanizzano. E questo è il lavoro bello che ha fatto Ciro, quello di renderli molto più amici, molto più vicini alla dimensione dell'ascoltatore, di chi li ha seguiti. L'altra finalità che è altrettanto importante è quella di tipo benefico. Ricordate che chi acquisterà il libro, i proventi non sono assolutamente accreditati all'autore, ma saranno devoluti, di questo ci parlerà Ciro tra poco, saranno assolutamente devoluti invece a una associazione che ha per seguito dei fini benefici, che è l'associazione Melagrana, insieme all'Avis Casalnuovo for Children, for Kenyan Children, per un progetto che magari ci direi tu, visto che Roberto Malinconico, che è l'editore, tra l'altro oltre che il presidente dell'associazione Melagrana, non è potuto essere tra noi perché ha subito un grave lutto in famiglia. Sì. Mi chiedo un attimo la parola. Intanto ringrazio Vera per essere qui e per accompagnarci in tutte queste presentazioni che stiamo facendo da quasi un anno, presentazioni che facciamo un po' nelle librerie, nei pub, nelle biblioteche, in vari eventi, insomma anche in eventi di piazza, quindi il nostro lavoro di ricerca dedicato a questi grandissimi nomi del cantautorato, tra cui ricordiamo anche delle grandi interpreti d'autore come Mia Martini, Ornella Vanoni e Gabriella Ferri, lo portiamo un po' in giro per avvicinare soprattutto i più giovani, come ha detto Vera, a queste pietre miliari del cantautorato italiano, che per noi rappresentano anche un punto di riferimento e un pezzo di cultura del nostro paese. Nella mia nota iniziale ho proprio sottolineato questo aspetto, cioè il filo rosso del libertarismo che lega un po' tutti questi artisti, che ognuno a modo proprio ha senza ombra di dubbio rotto gli schemi e lottato contro l'establishment del mondo dello spettacolo. Poi man mano scopriremo i nomi di questi artisti nel corso di questo incontro. Quindi l'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi a queste pietre miliari, però gli obiettivi sono almeno altri due.
L'obiettivo è quello di tributare un omaggio a questi grandi artisti, renderli più umani, più vicini al grande pubblico, e poi l'obiettivo è lo scopo benefico. Tutti i testi pubblicati da Edizioni Melagrana, le Edizioni Melagrana nascono per sostenere le iniziative dell'associazione Melagrana Onlus. È una onlus che da vari anni lavora sul territorio tra il casertano e il napoletano, lavora con soggetti a rischio, si occupa dei temi dei diritti della pace, insomma fanno tante cose interessanti anche in Africa da poco. E l'intero ricavato, non una parte, una percentuale, tutti e 15 euro che voi darete per il libro, ovviamente tolte le spese di produzione, verranno destinati alla costruzione, per la costruzione di un poliambulatorio e di una scuola a Malindi in Kenya, nel villaggio di Muyeye, a pochi passi dal resort di Briatore, dove qualcuno va a fare la dieta o va a godersi il sole di quelle zone, a pochi passi da questo paradiso borghese. Ci sono delle baraccopoli spaventose e lì Melagrana da un anno ha costruito il poliambulatorio e la scuola. Già sono state costruite queste due strutture, però ovviamente servono fondi per sostenere, per mantenere queste due strutture. E poi la cosa interessante è che chiunque di noi può seguire, non solo sul web ma anche eventualmente andando proprio lì personalmente con Roberto Malinconico e gli amici dell'associazione, che due volte all'anno vanno lì prima a costruire, adesso poi a vaccinare i bambini, a fare anche lezione in queste scuole, a fare volontariato. E non solo io ovviamente ho dato il mio contributo a questa iniziativa. Per fare questo lavoro, questo è un lavoro corale, un lavoro dal quale non si è sottratto nessuno. Io in 20 anni di collezionismo e di anche amicizie forti che ho coltivato con ad esempio la famiglia di Nia Martini e Loredana Bertè, la famiglia di Rino Gaetano, con la signora Dorighezzi e quindi con la Fondazione De André e con tanti altri artisti come Mimmo Cavallo, Franco Simone. Tutti questi artisti li ho chiamati a raccolta e nessuno di loro si è sottratto. Chi ha scritto addirittura un pezzo inedito, chi ha fatto la prefazione, chi la postfazione, chi si è lasciato intervistare, chi ha dato materiale d'archivio, foto di famiglia. È stato bello perché chi ha elaborato la copertina, il nipote di Rino Gaetano ha elaborato la copertina, quindi è stato un lavoro un po' preso a cuore da tutti, coccolato da tutti fin dall'inizio, proprio perché lo scopo è totalmente, totalmente benefico. E poi appunto facciamo nel nostro piccolo, tributiamo un omaggio a dei grandissimi artisti e cerchiamo anche di avvicinarli ai più giovani. La postfazione è di Franco Simone. Io vorrei leggervi un attimo parte di questa postfazione, invece di elencarvi in modo sterile gli artisti che sono all'interno del libro, lo faccio leggendovi le righe di Franco Simone. Nascono all'improvviso e si piazzano al centro dell'anima e non muoiono mai. Alla prima occasione nascono ancora, con la stessa vitalità. Sono le sensazioni provocate dalle belle canzoni. Per mia fortuna, quando ascolto un collega che mi piace, mi scordo di fare lo stesso lavoro e mi godo, fino in fondo, tutta la bellezza delle parole e della musica. In questa nostra operazione omaggio, mi piace che siano mescolati colleghi che ancora stanno di qua e altri che hanno già spiccato il volo verso l'infinito. È giusto così. Questa combinazione di assenti e presenti rende meglio l'idea dell'immutabilità dell'arte, contro la quale il tempo, normalmente così prepotente, è costretto a deporre le armi. L'arte, gli artisti, sono materia che ha a che fare con l'eternità. Le canzoni, queste piccole fotografie di stati d'animo, apparentemente così leggere, sanno raccontare tutto il peso delle nostre esistenze. I magnifici 12 artisti italiani di cui ci siamo occupati hanno raccontato ogni gioia e ogni malinconia della condizione umana. È giusto, anzi doveroso amarli. C'è sempre un sacrificio nel raggiungimento di un'identità artistica. Non si riesce a capire la vera essenza della vita se non si passa attraverso la generosa
capacità di lasciarsi andare, sfidando l'imprevisto e attraversando le imboscate della malinconia. Potremmo scrivere interi, lunghi poemi per ognuno dei nostri magnifici 12. Mentre leggo i loro nomi, rivedo le loro facce e mi tornano in mente le loro voci e le loro canzoni. Lucio Battisti, Rino Gaetano, Ornella Vanoni, Modugno, Ivano Fossati, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Gabriella Ferri, Gino Paoli, Ivan Graziani, Fabrizio De André e Mia Martini. La nostra indimenticabile Mimì. E qui più che parlare vorrei fermarmi ad ascoltare ancora una volta quella sua voce essenziale, priva di fronzoli, che sapeva raccontare come nessuno la condizione umana e sapeva spiegare ogni mistero dell'universo con la forza di un amore desiderato, inseguito, ma mai raggiunto. Il paradiso perduto e la voglia d'infinito, la gratitudine, la disperazione, lo stupore e la commozione, c'era tutto questo e molto di più in quella sua voce purissima. Come sui titoli di coda di un grande film, affido a lei il compito di chiudere questi miei pensieri sconclusionati. Sarà esaltante ascoltarla mentre ripete ancora una volta che comunque vada questo pazzo mondo, non finisce mica il cielo. Queste sono parole di Franco Simoni che chiudono il libro. Noi abbiamo iniziato dalla fine in modo un po' inusuale. Invece adesso iniziamo con un tributo ad un autore che non è presente nel libro, ma è grande oltremodo. E però è uno dei primi che inserirà. Che sarà trattato nel secondo volume, ed è Enzo Iannacci. Il 29 marzo è la data in cui anche lui, come usa dire Franco Simoni, è volato in cielo e ha seguito il suo cammino verso l'infinito. Noi lo ricordiamo con Un inno alla vita, che è una sua opera molto nota ma anche molto profonda. E La vita è la vita di Enzo Iannacci. Lele Caliendo alla chitarra, Antonio Porcelli al sax e Ciro Castaldo voce. C'è chi mangia sempre meno di
libro troverete un vano in cui è contenuto il CD musicale con una serie di cover dei brani, i brani selezionati degli autori che menzionavamo prima. Tra questi ce n'è uno che è dedicato al grande Domenico Modugno, l'autore che apre questo libro. E il vecchio Frac, che qua è emblematico, è stato il primo cantautore, se la vogliamo dire, è stato il padre del cantautorato, è stato quello che ha rotto gli schemi, perché fino a quel Sanremo in cui lui si esibì con Nel blu dipinto di blu, ecco, nessuno aveva osato fare quello che poi ha fatto Domenico Modugno. E di lì è venuta, è nata, è stato il germe da cui è sorta la canzone d'autore italiana. Il brano che ascolteremo tra poco è contenuto nel CD allegato al libro e la particolarità è che è interpretato appunto da chi ce lo suonerà adesso, cioè da Michele Davino alla chitarra, che è presente qui con noi. Questo è un fuori programma, abbiamo colto l'occasione proprio perché abbiamo Michele qui insieme alla voce, che è il nostro Ciro Cassaldo. E ascolteremo come omaggio a Mimmo Modugno Vecchio Frac, chitarra e voce. Michele Davino, Ciro Cassaldo. Infatti, ancora un altro obiettivo di questo progetto è quello di valorizzare i giovani artisti di questo territorio. Io un po' scrivo, un po' canto, perché mi diverto anche a cantare, ma non ho belle età canterine, anche se per 2 anni, insieme a Michele e ad altri amici musicisti molto bravi, loro, abbiamo fatto un bel percorso, circa 40 date nei locali e in vari eventi, per tributare il nostro omaggio a un altro grande artista che fa parte del libro, Rino Gaetano, con un gruppo che abbiamo chiamato il Rapido Taranto Ancona, da mio fratello e figlio unico. Mio fratello e figlio unico perché non ha mai viaggiato in seconda classe sul Rapido Taranto Ancona, ed è un gruppo, una tribù ben dedicata appunto a Rino Gaetano. E ho precettato Michele e gli ho chiesto di accompagnarmi in Vecchio Frac, e nel CD ci sono tantissimi artisti della zona, tra cui Fabio Fiorito, che ha fatto una bellissima versione di Tammogliata Nera in omaggio a Gabriella Ferri, ma anche artisti romani, milanesi, dopo ne diremo qualcuno. E i pezzi di Rino Gaetano non li abbiamo fatti noi, ma la Rino Gaetano Band, che è il gruppo, la tribù band di famiglia ufficiale, nella quale militano, tra virgolette, il nipote di Rino, Alessandro, che ha rilasciato un'intervista per il libro, ha disegnato la copertina, e Marco Morandi, il figlio di Gianni, insieme ad altri validissimi musicisti, giovani musicisti, con i quali appunto ripropongono i brani sempre verdi e sempre attuali di questo grandissimo artista, molto sfortunato, scomparso a soli 31 anni, però forse proprio perché molto giovane, ma ancora di più perché estremamente avanti coi tempi rispetto ai tempi in cui egli è vissuto, è ancora fortemente attuale, e oggi i ragazzi lo vivono come se fossero coetanei di Rino, come se Rino fosse un loro coetaneo, come se andasse con lo zainetto a scuola insieme a loro. E quindi infatti Rino Gaetano per tutti è il cantautore dei giovani, nonostante non ci sia più dall'81, e questa è una cosa che ci fa, insomma, ci riempie di gioia. E Michele Davino, Vecchio Frac. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Strade sono deserte, deserte silenziose, l'ultima carrozza scivolando se ne va. Il fiume scorre lento, usciando sotto i ponti, la luna spende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac, al cilindro per cappello, 2 diamanti per gemelli, bastone di cristallo, la gardenia e l'occhiello, e sul candido cile un padiglione di seta blu. S'avvicina lentamente con il cedere elegante all'aspetto trasognato
fiato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene e dove va. Chi mai sarà quell'uomo in frac? Bon nuit, bon nuit, bon nuit, bon nuit. Buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. Una si è incartata, sorpresa e impallidita, pian piano sfiorandosi nel cielo sparirà. Spariglia una finestra sul fiume silenzioso, e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un frac, galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, scende lentamente su due ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà? Quell'uomo in frac. Adie, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. Dalla, Mimì lo ha definito il più bravo in assoluto. Io ho sentito una sua intervista su Radio Popolare che risale a pochi mesi prima della sua scomparsa, quando le viene chiesto chi è il più grande in assoluto in Italia secondo te, lei non senza esitazione dice Lucio Dalla. Lucio Dalla, che purtroppo è andato via nello stesso mese in cui è nato, a distanza di pochi giorni, avrebbe compiuto 70 anni l'anno scorso, il 2 marzo scompare, e con lui scompare un pezzo non della storia, perché la storia rimane, però scompare un pezzo di quello che avrebbe potuto ancora essere, perché era in una fase feconda. Come lui stesso diceva, l'arte nasce dall'intuizione. Un uomo così sveglio, così tenace, così sensibile come lui ci avrebbe donato sicuramente tante altre esperienze musicali, e di quelle che ci ha lasciato ne facciamo tesoro. Ad esempio, in eredità ci ha lasciato uno dei brani che è considerato il più bello della storia musicale italiana. Sicuramente avrete intuito, mi sto riferendo a Caruso. Caruso nasce da un'esperienza di Dalla, che è quella della sua, viene presentato innanzitutto per la prima volta nell'album Dall'America Caruso. Nasce proprio da quell'esperienza che lui fa a New York, in quel concerto famosissimo nel quale, oltre tutti i pezzi della sua carriera, canta questo inedito, riscuotendo un successo planetario, tant'è che il brano viene poi reinterpretato, ne vengono fatte cover dalle più grandi e dai più grandi artisti di fama internazionale. La curiosità e come nasce questo pezzo? Perché alle volte le cose belle nascono dal caso. I grandi poemi, sia che si tratti di canzoni, di poesie, di opere letterarie, nascono da un'intuizione che si accende in modo del tutto casuale. Io vorrei che Ciro, visto che lui ha scritto tutto questo, che ci dicesse come nasce Caruso in quella notte, anzi in quel giorno in cui lui, Dalla, si trovava con la sua amica in barca nei pressi del Golfo di Napoli. Sì, Dalla si trovava tra Sorrento e Capri sulla sua barca insieme ad Angela Baraldi, un'altra bellissima voce. E
a un certo punto si è rotto l'asse del motore e quindi in panne hanno chiesto aiuto. Lui ha chiamato subito un suo amico che poi era il proprietario dell'hotel Excelsior di Sorrento, che è andato lì a recuperarli e poi ha ospitato Dalla per quella notte e gli ha dato una suite molto particolare, che era praticamente la stanza, la suite dove è morto Caruso. E la cosa particolare, quindi, è stato un caso, è stata una fatalità. Lucio si è ritrovato in questa stanza, ha dormito sul letto di morte di Caruso e ha suonato questo pianoforte scordatissimo, e tutte le suppelletti, gli oggetti non erano state assolutamente violate, toccate, spostate. Cioè, da quella notte nessuno più c'è entrato in quella stanza, è diventata un museo che per l'occasione diventa la stanza per Lucio. E uno dice, vabbè, è stato un caso, però se non ci fosse stato Lucio, se non ci fosse stata la sensibilità di Lucio Dalla in quella stanza, se non ci fosse stata la passione di Lucio Dalla, che si è innamorato di questo personaggio e dell'aneddoto che poi un altro amico, il proprietario del bar La Scogliera giù al Porticciolo, gli ha raccontato poi dopo cena. E quindi Lucio, quando è ritornato, non ha dormito tutta la notte e ha composto, Caruso. E l'aneddoto che il suo amico, il proprietario del bar La Scogliera, gli ha raccontato è che in effetti Caruso ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita in questa suite e dava delle lezioni ad una ragazza molto giovane, delle lezioni di canto a una ragazza molto giovane di cui si era innamorato perdutamente, e per tenerla vicino lui gli ha dato queste lezioni di canto negli ultimi giorni della sua vita. E la notte prima di morire, sentendo arrivare la morte, lui ha fatto portare il pianoforte sulla terrazza, la famosa terrazza davanti al Golfo di Sorrento, e ha cominciato a cantare con una potenza straordinaria, a tal punto che i pescatori, le famose lampare del pezzo di Lucio, sono rientrate per ascoltare la voce di Caruso. E quindi questo aneddoto gliel'ha raccontato il suo amico, e lui, pensando a queste scene, ha scritto Caruso. In particolare due passi mi piace citare, quando dice e pensa alle notti là in America. Lucio dopo qualche mese sarebbe dovuto partire per fare questa tournée trionfale al Village Gate di New York, dove in effetti il 23 marzo del 1986, con uno studio mobile di registrazione, incidono il disco, registrano il live, che viene poi pubblicato il 10 ottobre dell'86, e l'unico inedito è Caruso. E lui dice, pensa notti là in America, proprio perché di lì a poco sarebbe partito per l'America per questa tournée. E quindi poi c'è un altro riferimento al di Citangelo Vuio, no? Qualcuno ha gridato al plagio quando nella metà anni 80 e 86 è uscita questa canzone. E qualche anno dopo, a una presentazione di un suo lavoro presso la sede del Corriere della Sera a Milano, Lucio ha detto, sì, è vero, io in quel Te voglio ben assai c'è il riferimento a di Citangelo Vuio, ma è voluta la cosa, perché con quel di Citangelo Vuio, con quel Te voglio ben assai messo in quel punto della canzone, io ho voluto dare al pezzo il marchio della napoletanità. Io sono mi sento napoletano d'adozione, Napoli dopo Bologna è la mia città, e quindi ho voluto scrivere questo pezzo. E in effetti l'intuizione è stata geniale, perché dal ritornello uno pensa a Caruso come se fosse un classico della canzone napoletana, come se fosse, che ne so, un'era de maggio, come se fosse un brano di Giacomo dell'Ottocento, un po' come miracolosamente è successo con Cumè, no? Con Murolo, Mia Martini, Enzo Bragnanello. Io quando l'ascolto, a parte la voce di me che mi fa venire i brividi ogni volta che l'ascolto, penso a un'atmosfera di un brano dell'Ottocento. Tra l'altro con Caruso e con Cumè il dialetto napoletano rientra in classifica, cosa che era
successa molti anni prima soltanto a Pino Daniele. Quindi anche questo, insomma, gli dobbiamo a questi artisti, in questo caso a Lucio Dalla. Del repertorio di Lucio Dalla, che non sono Caruso, cioè non è Caruso, no. È il ben noto 4 marzo del 43, che poi è la data, è un tributo a se stesso in qualche modo. Sì, che perché il brano fu censurato già nel titolo. Sì. Noi canteremo proprio la versione che originale, quella censurata. Sì, la canteremo senza censura. E il titolo non deve essere 4 marzo 43, ma proprio Gesù Bambino. Seguirà La casa in riva al mare, un altro stupendo brano di Lucio Dalla, che non è proprio conosciutissimo al grande pubblico, ma chi ama Battisti è ben noto. Dalla. No. Dalla, chiedo scusa, sono molto simili perché Lucio, sono nati tutti e due a un giorno di distanza. Sono nati. Esatto. 4 marzo 43 Lucio Dalla. 5 marzo 43 Lucio Dalla. Ahimè. C'hanno molte comunanze. Solo
il mare. Ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Marie, il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia, tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia e sognò la libertà. Silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria. Vedrai che bella la città. E sognò la libertà. Passati tutti gli anni insieme. E i suoi occhi ormai non vedono più. Disse ancora: la mia donna sei tu. Dalla sua cella lui vedeva solo il mare. Ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia, tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia e sognò la libertà. Via, 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 via.
grandi. Parole dolci che si immagino. Stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria. Vedrai che bella la città. Passati tutti gli anni insieme. E i suoi occhi ormai non vedono più. Disse ancora la mia donna, sei tu. E poi di solo in mezzo al blu. Come tu la vuoi.
di morire. Resta una delle voci più significative, più emblematiche dello scenario del cantautorato italiano. In particolare io vorrei soffermarmi su quella che è la visione mistica di De André, se mistica si può chiamare. Di De André si è detto che era ateo, si è detto che era comunista, si è detto che era anarchico, si è detto che era insurrezionalista, insomma si è detto di tutto. La religiosità di De André era tuttavia molto profonda, atipica, ma senz'altro significativa. Io vorrei leggere dalle testimonianze raccolte da Ciro la voce di De André che parla della sua esperienza religiosa. In un'intervista gli fu chiesto a proposito della Buona Novella, che uscì come album nel 1970 e che procurò tanto clamore intorno a De André, proprio perché era in contraddizione rispetto all'alone che si era costruito intorno al personaggio. Parlava di Cristo, parlava di Maria, parlava del falegname Giuseppe, era come uno shock per chi si era fatto un'idea di De André. E De André risponde a proposito delle domande che gli vengono fornite dal giornalista: quando scrissi la Buona Novella, era il 1969, si era quindi in piena lotta studentesca e le persone meno attente consideravano quel disco come anacronistico. Non avevano capito che la Buona Novella voleva essere un'allegoria, un paragone tra le istanze della rivolta del 68 e quelle spiritualmente più elevate, ma simili da un punto di vista etico-sociale, innalzate da un signore, ben 1969 anni prima, contro gli abusi di potere, contro i soprusi delle autorità in nome di un egualitarismo e di una fratellanza universale. Quel signore si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Ancora dice: io mi ritengo religioso e la mia religiosità consiste nel sentirmi parte di un tutto, anello di una catena che comprende tutto il creato, e quindi nel rispettare tutti gli elementi, piante e minerali compresi, perché secondo me l'equilibrio è dato proprio dal benessere diffuso in ciò che ci circonda. La mia religiosità non arriva a ricercare il principio, che tu voglia chiamarlo creatore, regolatore o caos, non fa differenza. Penso però che tutto quello che abbiamo intorno abbia una sua logica, e questo è un pensiero al quale mi rivolgo quando sono in difficoltà, magari dandogli i nomi che ho imparato da bambino, forse perché mi manca la fantasia per cercarne altri. Questo è quanto riporta il libro in merito alla questione religiosa sul credo di De André. Qui ci sono riferimenti alla rivoluzione del 68 in queste sue dichiarazioni. La canzone del maggio è emblema di questo chiaro riferimento che Fabrizio Faber rivolge ai borghesi che purtroppo guardarono quella rivoluzione stando dall'altro lato della barricata, braccia conserte, ma senza essere meno colpevoli di chi aveva prodotto i danni contro i quali
i sessantottini reclamavano più giustizia, uguaglianza e libertà. Io vorrei chiedere a te di entrare un po' più nel merito della canzone del maggio, come nasce, perché c'è dietro qualcosa che ti piacerebbe sapere. Sì, allora sulla canzone del maggio, la canzone del maggio del 1973 fa parte di un album molto particolare che ha per titolo Storia di un impiegato. Lui lo sa, è un disco che gli ho regalato, sì. Prego. Storia di un impiegato è un concept album molto particolare, nel quale oltre alla canzone del maggio c'è la famosa canzone del bombarolo e anche Nella mia ora di libertà. E a tal proposito cito proprio una parte della mia ora di libertà. Certo, bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino a un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono i poteri buoni. E in questo concetto c'è tutto l'anarchismo di André. Però di André era un anarchico che appunto faceva le pulci anche alla borghesia, e se vogliamo anche alla borghesia cosiddetta illuminata, l'intelligenza di sinistra, a quei salotti che qualche volta lui ha frequentato, però poi non ha smesso. E in una di queste serate, ricordavamo prima in macchina, è scappato perché tutti volevano che lui con la chitarra accennasse alla canzone di Marinella, ai suoi primi successi. Stiamo parlando dei primi anni 70, quindi insomma lui già negli anni 60 ha composto questi pezzi che poi sono arrivati al grande successo, al grande pubblico, grazie alla straordinaria voce di Mina. E lui in realtà quella sera era un po' scoglionato, arrabbiato. Perché? Perché Paolo VI aveva detto che il diavolo esiste, e lui voleva discutere di questa cosa. Ha detto: no, il diavolo esiste, l'ha proprio detto, ha detto che secondo lui il diavolo esiste, che è vera questa cosa. Io voglio parlare di questo con voi, voglio confrontarmi con voi su questo argomento. Invece no, non se ne fece nulla. No, tu canta la canzone di Marinella. E lui si è arrabbiato, andò su tutte le furie, si è chiuso giù in garage, ha preso una sbronza colossale, si è svegliato all'alba e tra i fumi dell'alcol ha scritto Amico Fragile, dove descrive proprio e esegue una vera e propria invettiva nei confronti della borghesia, di quella borghesia che ritroviamo nella canzone del maggio. Voi vi siete detti che non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco. E poi ancora, voi state tranquilli nei vostri quartieri, pensando che tutto sia rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate. Voi che avete preso per buone le verità della televisione, voi che avete votato ancora per la sicurezza e la disciplina, voi, tutti voi, in realtà ci ascolterete ancora, ci sentirete gridare ancora più forte, verremo alle vostre porte a gridare ancora più forte, e per quanto voi vi credate assolti, in realtà sarete per sempre coinvolti. De André negli ultimi anni si è pentito di questo album, soprattutto della canzone Bombarolo. Ha detto che è stato il suo errore di gioventù. Poi nella vita si cresce, si maturano pensieri, si maturano tante cose, però è un disco estremamente attuale. E noi ricordiamo questo lavoro del 73 proprio con la canzone del maggio, a cominciare dall'intro di Sanza. Si gioca
avevano il tempo anche per la galera ad aspettarli fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Baglioni non c'è nel libro, non c'è almeno in questo, nel prossimo che verrà sarà tra i protagonisti della nuova antologia del secondo volume che uscirà. Tuttavia il prossimo brano sarà Amore Bello, anche un'altra canzone manifesto di Claudio Baglioni. A Claudio Baglioni vorrei agganciare in qualche maniera invece Mia Martini, alla quale non facciamo nessun brano. Non potrei. Però sono collegati da cosa? Mia Martini ha esordito di fatto con il suo primo album inciso insieme a Claudio Baglioni. Erano molto amici, sì. Erano molto amici agli esordi e l'album si intitolava Oltre la collina, era il 1971. Documentandomi perché non sapevo di questo sodalizio, quantomeno non ne sapevo in maniera che più dettagliata. Che è durato nel tempo, anche nel 90 hanno collaborato nell'album Oltre, bellissimo di Claudio Baglioni, hanno duettato in Stelle di Stelle, e in quel disco c'è anche la collaborazione di Pino Daniele. Quindi Claudio Baglioni nel 1990 ha chiesto a Mia Martini, a Pino Daniele, osannati dalla critica, di cantare con lui in un suo disco, ed è venuto fuori un lavoro particolarissimo. Tanto per citare un pezzo, Mille giorni di te e di me è il pezzo trainante, no? di questo lavoro, che vi invitiamo ad ascoltare, no? Tanto in genere si trova tutto. Un brano che faceva invece parte di questa raccolta, che mi sono andata ad ascoltare, davvero sì. Simpatico, Amore è un corno, sì. Titolo sì, molto nel disco di Mia Martini, sì. E diciamo che questo sodalizio fu molto fruttuoso per entrambi. Mimì è la grande voce, insieme a Mina, della musica italiana. E di Mimì si potrebbero dire tante cose, forse il personaggio che all'interno del libro è più abbondantemente trattato.
Io vorrei soltanto, prima di leggere qualcosina, sì, tra l'altro, che diciamo Ciro che ci... il 12 maggio dedicheremo un intero evento. Saranno solo canzoni, rievocazioni di ricordi, ma anche proiezioni video e mostra di vinili suoi proprio, suoi appartenuti a lei, tanti oggetti, abbiamo un plettro della chitarra, tanti abiti, molti di Armani, che la sorella di Mia Martini, la maggiore Leda Bertè, ha dato per fare questa mostra, per ricordare sua sorella. Perché il 12 maggio del 1995, 18 anni fa, Mimì ci ha lasciato. E quindi il 18 maggio la ricorderemo con un'intera serata a San Giorgio a Cremano, presso l'associazione Illo Tempore, che è in via della Uzieres. Poi chi è interessato ci lascia magari il contatto Facebook oppure una casella di posta elettronica, in modo da inviargli dettagliatamente quello che sarà il programma, con l'orario, l'indirizzo e quant'altro. E riguardo Mimì, il sodalizio non soltanto musicale ma soprattutto personale e affettivo con Ivano Fossati è noto a tutti, così come è nota la fine di quella storia che ha segnato in maniera determinante non solo la carriera ma la vita personale dell'artista. Quando lei pubblicò nel 93, correggimi Ciro se sbaglio, tutta la musica che gira intorno, 1994, il cui titolo è proprio tratto da un brano molto famoso di Ivano Fossati, lei ritornò in auge, già era ritornata ai clamori con Melodia nell'universo, con Gli uomini non cambiano, arrivata un pelo dalla vittoria del Festival di Sanremo. Quando viene intervistata in quell'occasione, perché la musica che mi gira intorno ha un successo notevole, sono cover, reinterpretazioni, riarrangiamenti di brani dei più grandi cantautori italiani, tra cui c'è anche Ivano Fossati. E in una intervista che io ho sentito integralmente, divisa in due parti, ma chi vuole la può ascoltare collegandosi al canale prodigo che è YouTube, è l'intervista a Radio Popolare del 95. Qui c'è una Mia Martini che io sento molto, molto amareggiata, molto rancorosa nei confronti non solo del mondo dello spettacolo, ma anche nei confronti di Ivano Fossati, nei confronti di molte colleghe, nei confronti di quella che è la discografia come marketing, come mercato. E sì, non diciamo, soltanto... scusami se ti interrompo, Mimì in quel periodo stava attraversando un periodo molto brutto nella sua vita probabilmente, quindi però dice delle cose forti, sì, forti, molto forti, raccolte anche da con titoloni a nove colonne dal Mattino, da quotidiani nazionali, dove lei dice la mannoia, diciamo, mannoia, questo perché volevo coinvolgerti, sì, e chiederti qualcosa in più di questa intervista, sì, riguardo la mannoia mannoia, Mina ormai non cuore di mamma, si fa arrangiare i pezzi da Massimiliano Pani, sarebbe il caso che li facesse arrangiare magari a Quincy Jones, a grandi artisti, parla un po' male di alcuni colleghi, di alcune colleghe. In realtà lei proprio con questo disco cerca di attirare un po' l'attenzione su di lei. Lei avrebbe voluto fare un disco con firme come Ivano Fossati, Francesco De Gregori, però purtroppo per vincoli contrattuali Francesco De Gregori non poteva scrivere un pezzo per Mia Martini perché lavoravano, diremmo oggi, per scuderie diverse. E quindi lei ha fatto questo disco proprio per richiamare l'attenzione dei grandi cantautori e c'è riuscita alla grande. Se pensiamo che Dori Ezzi, sua grande amica, insieme a Ivano Fossati e Fabrizio De André, è stata a trovarla nello studio di registrazione a Milano e loro, De André e Fossati, hanno ascoltato per primi le registrazioni della musica che gli gira intorno. Ebbene, De André si è messa a piangere, probabilmente anche sicuramente perché il pezzo che Mimì ha interpretato insieme a Fiume Saint Creek era Hotel Supramonte, che gli ha rievocato, no, la vicenda dolorosa del rapimento insieme a Dori Ezzi, del sequestro in Sardegna nel 79. E, però con le lacrime agli occhi
gli ha tributato, diciamo, tutta la sua stima, e insieme a Fossati si erano ripromessi di scrivere delle cose per Mimì. Quindi nel disco che poi non abbiamo purtroppo ascoltato l'anno successivo, ci sarebbero state sicuramente cose di Fabrizio De André, di Ivano Fossati e di altri autori, di altri grandi cantautori. Fossati, quando ascolta le versioni di Mimì della musica che gira intorno, la canzone popolare e I treni a vapore, una versione strepitosa. Quando l'abbiamo intervistata come club, lei ha detto: ho fatto una versione dei treni a vapore da tagliarsi le vene. Ah, allora la Mannoia morirà dissanguata, e lei si è messa a ridere. E quando Fossati ha ascoltato queste versioni, ha detto: ma tu sei straordinaria, sei la più grande interprete che abbiamo in Italia, ormai con la tua voce non canti, non ti limiti a cantare, ma dipingi dei veri e propri quadri. E questa cosa poi abbiamo chiesto a lei, ha detto sì, però me l'ha detta sta cosa, però dovrebbe evitare di dirlo anche per la Mannoia. E gli ho chiesto cosa ne pensasse del nuovo disco della Mannoia, non ha avuto coraggio a dirmi che è un bel disco, lo ha ascoltato e si è limitato a dirmi che è un disco molto ricco. E beh, ho ribadito che sono d'accordo, visto che è costato 800 milioni. Noi siamo poveri, spendiamo molto di meno, ma il nostro disco è più bello, mi dispiace per lei. Nel nostro c'è tanto amore, lì ci sono tanti soldi. Mi hanno riferito comunque che è di una noia mortale. E ancora, hai ascoltato Piccola Piccola di Fossati? La Mannoia l'ha rovinata e abbiamo pensato che se invece l'avessi cantata tu. Lei rovina tutto. Ragazzi, I treni a vapore, che nella sua versione di una freddezza allucinante, è un capolavoro. Lei lo ha reso noioso e per dargli un po' di movimento ha fatto inserire a Fiozzanotti un passaggio di tono nell'unico pezzo in cui Fossati non l'ha messo, perché musicalmente non c'entra cazzo. Non si può esprimere tecnicamente l'emozione facendo il passaggio di tono. L'emozione sta qua, porta la mano in direzione del cuore. Nel cuore, nella testa, lei è proprio piatta, riesce a rendere uguali canzoni di artisti così diversi tra di loro. Sembra che siano state scritte dallo stesso autore e non si tratta di gente anonima. È bravissima in questo, nel senso che è molto difficile riuscire a farli sembrare una identica persona, non è male. Nell'intervista Radio Popolare lei aggiunge, quando le chiedono della situazione delle interpreti, no? Come la situazione meteorologica, lei dice, la situazione meteorologica delle interpreti, le chiedono di dire no, Fiorella è sicuramente una cara amica, ha una bellissima voce, si ritrova a cantare pezzi, ha la fortuna di cantare pezzi di grandissimi autori, però purtroppo la sua voce non ha colori, non ha pause, non ha tempi, non ha respiro, non è un interprete, è una cantante, ma non è un interprete, perché rende, appiattisce tutto e io non riesco a riconoscere un autore delle sue canzoni, cioè non si può cantare Pino Daniele così come si canta De André, così come si canta Ivano Fossati. Probabilmente ci sarà stato anche altro, sono cose che magari uno pensa, forse a non dire, però in quel momento lei si è sentita di dirle. Noi abbiamo raccolto questi suoi sfoghi in questa intervista che per la prima volta esce in prezzo. Come va adesso?
giocare vicino al mare verde, come la notte, come le mie cotte, al compleanno della zia Rosina. Venite a trovarci nelle altre presentazioni, parleremo di altro.